Buon pomeriggio a tutte e tutti. Con questo incontro entriamo nel vivo del format curato dalla scuola di reportage narrativo dedicata ad Alessandro Leo Grande, un format che si innesta un po' in tutto quello che è, quella che è la programmazione di Lectore in Fabula di questa ventesima edizione. E non vi nascondo, diciamo, una certa emozione per l'appuntamento di oggi, perché quello di oggi è uno degli appuntamenti anche più intimi del programma. Abbiamo ritenuto bello e quindi anche utile poter raccontare, a partire da diverse esperienze che animeranno questo dialogo, poter raccontare come il metodo, il linguaggio, i tanti messaggi disseminati nell'opera di Alessandro Leo Grande possono oggi ritradursi, ridefinirsi all'interno del lavoro di narratori, detto in maniera, diciamo, abbastanza trasversale, quindi non toccando esclusivamente il mondo del giornalismo, ma toccando in maniera più ampia il mondo delle narrazioni. E ci piace, diciamo, ragionare in questi termini perché, essendo appunto un appuntamento intimo, il senso della scuola e del progetto della scuola dedicata ad Alessandro Leo Grande nasce principalmente da un grande debito culturale nei suoi confronti, e un debito che ovviamente non abbiamo colmato con il progetto della scuola, ma che ci porta ad essere in costante dialogo con il suo messaggio e con la sua presenza. Una presenza che soprattutto in questo luogo, nella fondazione e nel festival, è ancora viva, perché Alessandro è stato in questi luoghi, ci ha parlato in questi luoghi, e quindi questo dialogo oggi per noi continua ancora. Grazie. Grazie Francesco Romito, il direttore della scuola di reportage narrativo Alessandro Leo Grande. Non nascondo anch'io un velo di emozione, perché questo incontro, che tra l'altro si chiama Arcipelago, mette insieme tutte le esperienze che ragazzi e ragazze della scuola, arrivata ora alla prima edizione, è iniziata lo scorso dicembre, terminata lo scorso marzo, ha alimentato delle esperienze, dei progetti che ora andremo a raccontare e a raccontarvi. La Scuola Leo Grande si inserisce in questo contesto di Lectore in Fabula con più incontri, e approfitto anche per ricordarvi i prossimi appuntamenti, che sono domani alle 16 con Tacquini, che proverà a tracciare le fila di un discorso sull'inchiesta e sul reportage narrativo. Poi ci sarà anche domenica alle 16, Rammemorare ancora, che sarà un vero e proprio bilancio condiviso di quello che la Scuola Leo Grande ha costruito durante la prima edizione. E infine martedì 24, Leggere Alessandro Leo Grande, sarà una lettura invece condivisa su Uomini e Caporali. Ma pensiamo all'incontro di adesso, e non posso iniziare senza presentare chi ho qui accanto a me. Allora, inizio con Rita Cantalino, che è una giornalista freelance e appunto ha partecipato alla prima edizione della scuola, e ci racconterà dei progetti che sta sviluppando adesso. Poi c'è Alessio Giordano, anche lui giornalista freelance, dopo una ricca esperienza nel giornale di strada Zebra, un giornale di strada appunto dell'Alto Adige, da dove lui viene, a testimonianza che questa scuola ha chiamato a raccolta ragazze e ragazzi da tutta Italia. Poi c'è Pierfrancesco Albanese, che è un collaboratore di Repubblica Bari, anche lui chiaramente studente della Scuola Leo Grande, e infine Mauro Ieva, che ci ha dato il piacere della sua presenza, che ha fatto un lavoro di scatti fotografici proprio su Taranto, proprio partendo dal filo conduttore che ha lasciato Alessandro Leo Grande. Io non voglio prendere troppo tempo e quindi darei subito la parola a voi, e inizierei da Pierfrancesco,
chiedendoti cosa la scuola ti ha lasciato, e soprattutto siamo qui per ricordare ovviamente il pensiero di Alessandro Leo Grande, da cui chiaramente la scuola prende il nome, e quindi se la lettura che abbiamo fatto e le esperienze condivise ti hanno in un certo senso aiutato anche nel tuo lavoro quotidiano. Sì, buon pomeriggio a voi tutti e grazie Rosarianna, grazie dell'invito anche alla Fondazione. Allora, io mi sono innanzitutto approcciato alla scuola Leo Grande proprio per via del nome di Alessandro Leo Grande, che è stato un tassello, lo continua ad essere, fondamentale della mia formazione. Quindi sì, diciamo, la risposta è sì alla tua domanda, se anche il percorso che ho fatto con la scuola mi ha aiutato e continua ad aiutarmi nel mio lavoro, sì, lo fa. Lo fa in diversi modi, l'ho fatto anche appunto con tutta la produzione di Leo Grande, vastissima e interrotta troppo precocemente. Alessandro, io credo che sia stato tante cose assieme, cioè un bravissimo giornalista, un bravissimo scrittore, un grande intellettuale, ma soprattutto, per quel che mi interessa sottolineare in questa occasione, anche per quel che ci siamo detti noi alla scuola, è stato un maestro di postura. Noi abbiamo utilizzato una parola, abbiamo detto una locuzione più che altro, cioè che ha avuto un approccio etico al mestiere, che ha assunto una postura etica. E io credo che l'abbia fatto in vari modi, soprattutto poi è una postura che si è sostanziata in una continua ricerca di se stesso, una ricerca che ha interessato anche gli strumenti per fare giornalismo, soprattutto a partire dalle domande anche più semplici, cioè il come realizzare un lavoro, il perché farlo e soprattutto come poi sfruttare la nostra professione per porsi alla testa di un cambiamento anche minimo, che sia un cambiamento sociale, un cambiamento politico. Io credo che tutta la sua produzione debba essere letta sotto questa lente, perché il metodo Leo Grande che noi abbiamo menzionato, soprattutto anche per allontanarlo quasi da noi, cioè per dire che non esiste una struttura replicabile pedissequamente, e una continua ricerca, in questo sì possiamo definire secondo me il lavoro di Alessandro Leo Grande come un vero e proprio metodo ricalcabile, è una continua ricerca anzitutto di profondità del racconto, una profondità a varie dimensioni, e anzitutto una dimensione storica, perché lui nelle sue opere tendeva a raccordare il passato, quindi anche la grande storia, la grande letteratura, al presente, nel tentativo di interpretare un po' il caos, non mancando peraltro di avanzare delle intuizioni per il futuro. Quando parlo di posture, io parlo anzitutto di sguardo di Alessandro Leo Grande. Secondo me non è neanche un caso che nelle sue opere, le sue produzioni, collaborazioni radiofoniche vadano sotto il nome di Il mondo di Leo Grande, perché c'è un mondo dietro la sua opera, ed è un mondo che lui interpreta a partire da una consapevolezza, cioè dal tentativo di apporre un diaframma tra sé e le cose, cioè lui lo dice proprio nettamente nelle sue opere, cioè la scrittura è anche a posizione di un diaframma. Cosa intendo dire? Un diaframma tra sé e la scrittura, e anche tra sé il mondo che si racconta, nella consapevolezza che non esista una posizione oggettiva, cioè un punto di vista neutro da cui raccontare le storie. Esiste sempre un'interpretazione personale, che è un'interpretazione soggettiva e che, se non curata, rischia di essere interpretazione parziale, motivo per il quale occorre appunto cercare di trovare il giusto angolo visuale per raccontare le storie, e lui lo fa bene, lo scrive anche nella Frontiera, in uno dei passaggi che noi abbiamo ricordato maggiormente nella scuola, quando parla della tela di Caravaggio che si trova nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, e lì lui, parlando appunto di Caravaggio, dice: Caravaggio si rappresenta dentro la tela con un passo di lato, però osservando in faccia l'orrore del mondo, che quindi va raccontato, va osservato, non mancando anche di osservarlo con un angolo visuale che, diciamo, non si preclude lo spazio all'emozione, quindi una certa misura alla compassione. Io credo che tutta l'opera di Leo Grande sia permeata da questa idea, anche recependo un po', questo lo ricordava soprattutto Giuliano Battistone, l'insegnamento di Kapuscinski, che è stato un altro giornalista narrativo del Novecento. Lui in un volume, anche questo ricordato a lezione, un piccolo volume che va sotto il titolo, anche questo abbastanza evocativo, il cinico non è adatto a questo mestiere, parla della figura del giornalista buono, e dice che il giornalista è buono se si considera ultimo estensore di un prodotto che però
ha alle spalle una catena di produzione fatta da un sacco di persone. Cioè, noi lo sappiamo, nel fare il nostro lavoro non esisteremmo senza le persone che ci circondano, senza quelle che poi in gergo si definiscono le fonti, ma anche semplicemente senza le persone che ci raccontano le storie, che ci affidano una parte della loro vita. E bisogna avere un approccio etico, appunto, alle persone con le quali interagiamo, come ricordava nella sua opera Leo Grande, che anche nella frontiera in un passaggio dice: le mie non sono delle interviste, sono per lo più degli incontri che secondo me restituiscono poi anche nelle pagine una certa profondità che deriva da una conoscenza via via sempre più approfondita fino ad arrivare all'amicizia. E io credo che sia questo anche alla base di una delle operazioni più meritorie di Leo Grande, che secondo me è quella di relazionarsi alle persone anzitutto restituendo quello che dovrebbe essere, cioè la dignità umana a ogni individuo, così come ad esempio i migranti, lo fa in diverse opere. Le persone migranti fanno parte della frontiera, fanno parte del naufragio di uomini e caporali, alcuni dei quali sono qui davanti a noi. Questo perché? Perché secondo me c'è l'esigenza anche oggi di restituire tridimensionalità alle persone e poi ai racconti di cui sono personaggi, sono dei protagonisti, nell'ottica di evitare appunto un appiattimento bidimensionale che non restituisce assolutamente niente delle persone, se non appunto quello di dare in pasto anche ai lettori e ai fruitori tutti delle categorie, dei feticci che non spiegano nulla. Ad esempio il migrante come rifugiato per tutta la vita, non è vero, c'è soltanto una fase di passaggio che magari coincide sì con una buona porzione di vita proprio per la difficoltà dei viaggi, ma non è soltanto quello. Oppure il migrante vittima, che cos'è la vittima? Cioè, se non una categoria posticcia che noi utilizziamo, chi di noi evidentemente non ha letto, diciamo, Alessandro, per semplificare. In realtà bisogna restituire complessità. E bisogna farlo proprio per evitare che ci sia questo appiattimento che non restituisce nulla, secondo me, poi a chi va a leggere le opere. Come farlo? Cerco di non dilungarmi, vado in maniera abbastanza trascianna alla scrittura di Leo Grande, che secondo me è un passaggio che però si inserisce bene nel quadro della moralità. Per farlo uso una prefazione che Leo Grande ha fatto un'opera di un altro giornalista del Novecento, Rodolfo Walsh, che è stato uno degli epigoni del periodismo narrativo latinoamericano. C'è un libro che in Italia è stato pubblicato con il titolo Il violento mestiere di scrivere, in cui appunto c'è una prefazione di Leo Grande, lì dove lui afferma, parlando della scrittura: il violento mestiere di scrivere è per Rodolfo Walsh dire immediatamente quello che si vuole dire e farlo anche bene. E poi torna sull'esattezza e dice: l'esattezza della scrittura costantemente esercitata è perfezionata come lo scultore che leviga la pietra sottraendovi quello che c'è di superfluo. Io credo che l'esattezza della scrittura sia moralità, e chiudo dicendo che è qualcosa che noi dovremmo continuare a fare, cioè leggere Leo Grande e cercare di prestare attenzione anche e non soltanto appunto allo sguardo verso le cose, anche nel modo in cui restituiamo le storie, nell'ottica di restituire quella dimensione umana complessa che poi è alla base della consapevolezza di ogni cambiamento dei tempi e anche, diciamo, dei tempi che viviamo. E chiudo anche ringraziando, insomma, la scuola, Francesco, anche Piero che è qui tra noi, Piero D'Argento, che sono state delle presenze molto, molto importanti. Invito, se ci sarà, insomma, una seconda edizione, a partecipare alla scuola, perché non è per fare marchette come scherzavamo prima, è davvero un'esperienza formativa che torna utile poi a chi fa questo lavoro. E mi fermerei qui. Grazie Pier Francesco, passo la parola a Rita, che non è vero. Giustamente, diciamo, tutti i giorni noi che appunto proviamo a fare questo mestiere ci imbattiamo proprio nel concreto, nel fare le cose. Lui fra le colonne di Repubblica Bari, Rita con tanti altri progetti. Ne cito due fra gli altri, i più recenti. Per esempio, lei è autrice di un documentario che si chiama Ci sarà sempre un posto, e stiamo per dare un'anteprima, perché tra poco al Festival dell'Internazionale verrà presentato un podcast di Rita Cantalino che si chiama Molecole, storie di legami e di veleni. Quindi Rita, volevo chiederti innanzitutto
un po' riprendere le fila del discorso di Pier Francesco, quindi quanto questa scuola è stata utile anche per sviluppare questi progetti, oppure per alimentarli o per avere nuove idee su cui lavorare o per affinare delle cose su cui già stavi lavorando, e quanto il mondo di Olio Grande che abbiamo citato, che abbiamo qui e che appunto riprende anche le raccolte di articoli, podcast che si possono trovare anche appunto per esempio sulla pagina di Rai Radio 3 con proprio questo nome, il mondo di Olio Grande, ti ha aiutato a portare avanti, tra le altre cose, proprio questi due progetti che sono in cantiere, anzi che sono terminati ormai. Ok, buonasera intanto, grazie. E io sono molto meno ordinata di Pier Francesco quando parlo, quindi potrei un attimo perdermi, però moltissimo sicuramente. E provo a raccontarlo in parallelo al racconto di come poi si sono sviluppati questi progetti, non tanto per farmi pubblicità, ma perché mi riesce anche più facile rendere l'idea di quanto sia stata utile questa esperienza. Nel senso che intanto c'è un dato che esula anche i due progetti e che ci tengo a sottolineare, ci scherzavo anche con Rosarianna in questi giorni. Per me la scuola è stata fondamentale, a prescindere dai miei progetti, perché mi ha fatto capire che volevo investire nel giornalismo, nel senso che io in questo momento sono una giornalista freelance, faccio questo più o meno da quasi 15 anni ormai, ma non l'ho mai ritenuta la mia professione. Era qualcosa che facevo nel tempo libero, tra altri 200 lavoretti, su cui non avevo mai investito veramente, un po' per mancanza di mezzi, ma di coraggio sostanzialmente, un po' perché vivevo nel pregiudizio che per essere un giornalista vero devi stare sulla cronaca, devi stare sui fatti, mentre io avevo un approccio nella narrazione, ero portata ad un approccio che era un po' più vasto, teneva conto di tutti altri fattori sui quali adesso magari provo ad approfondire. Quando ho capito, poi mea culpa, perché ci sono arrivata tardi io, non è che non fosse chiaro, però quando ho capito invece, frequentando la scuola, che poteva esserci un altro modo di fare giornalismo, che quella roba lì che volevo fare io, cioè raccontare sì le cose, partire dalla necessità della cronaca, ma inserirla in un discorso di respiro molto più ampio, che non stesse stretta in un tot colonne, in tot battute, ma provasse invece a darsi spazi di riflessione. Quando ho capito che quella roba lì si poteva fare, ho detto, ah, ma quello che voglio fare è benissimo, quindi sai che c'è? Ho smesso di dire che nel tempo libero scrivevo articoli, ho cominciato a dire faccio la giornalista, per arrivare a un certo punto a dire sono una giornalista, che è stato un passaggio graduale, ma ci sono arrivata, ed è stato un pezzo che senza questa scuola penso che non avrei affrontato. E rispetto a quanto poi ha inciso nei miei progetti, il documentario di cui parlava Rosarianna è un documentario che nasce dalla partecipazione a un bando che chiedeva di raccontare storie di economia di giustizia, e con un collega freelance, anche lui di un collettivo che è il Centro di Giornalismo Permanente, abbiamo partecipato a questo bando proponendo il racconto di un'associazione che vi dico per spot solo per farvi capire dove poi vi voglio arrivare, che è un'associazione che si occupa di supporto alle fragilità di diverso genere, comunque orientato sempre a persone provengono da contesti di povertà. La particolarità di questa associazione è che si basa sul mutualismo e che in realtà non esiste un confine tra chi assiste e chi ha assistito, perché tutte le persone che vengono coinvolte nel progetto diventano automaticamente protagoniste dell'associazione. Ecco, noi abbiamo cominciato le riprese e le interviste parallelamente al mio percorso con la scuola, per cui mi ha aiutato moltissimo anche rispetto alla postura da adottare nelle interviste, che è un po' quello che diceva Pier Francesco poco fa, cioè uscire dall'ottica per cui, a parte uscire dall'ottica del safari, per cui quando si va a fare le interviste sembra sempre che ci sia un muro tra noi e le persone con le quali abbiamo a che fare, ma provare un attimo a capire che noi non stiamo semplicemente intervistando qualcuno, stiamo venendo a conoscenza, anzi abbiamo il privilegio di essere messi a parte di una storia, e quindi già questo. Poi ci siamo trovati alla fine della raccolta del materiale, che avevamo 14 ore di girato a fronte di una consegna di 20 minuti di quello che doveva essere un documentario, ma che poi abbiamo fieramente definito un reportage narrativo. E stavamo lì a provare a capire come costruire questo racconto. E lì è stato fondamentale tutto quello che ho imparato nella scuola. Lì è stato fondamentale nella misura in cui abbiamo capito che le persone di cui stavamo parlando non erano le vittime, non volevamo dipingerle come, per quanto
ci sia un pezzo di responsabilità di questa società che secondo me viene anche denunciato nel documentario. A noi interessava costruire però il racconto di persone protagoniste di una storia. Questa roba qui, questo tipo di approccio, probabilmente se io non avessi approfondito tanti temi, tanti aspetti, ma soprattutto questo libro qui, non sarebbe venuta così naturale, non sarebbe poi stata l'impostazione che noi abbiamo dato al nostro lavoro. Uscire dall'ottica per cui le persone con le quali abbiamo a che fare sono altro da noi e che in qualche modo la loro storia si deve conformare alla nostra consegna, ma mettersi al servizio di quella storia è un approccio che a me ha consegnato il periodo in cui ho frequentato la scuola. La stessa cosa è successa per quanto riguarda per esempio il podcast. Il podcast racconta di una serie di casi di contaminazione del nostro paese e li racconta a partire dalle persone che sono contaminate da una serie di molecole che ancora in questo momento insistono su una serie di territori, ma derivano in realtà da storie di sviluppo industriale del secolo scorso, e spesso si parla di fabbriche chiuse, di industrie che non producono più. E anche qui è un tema che in realtà non è assolutamente inedito, cioè è un tema bene o male conosciuto, poi c'è chi ha una percezione maggiore, chi ce l'ha minore, però si sa, una serie di storie si conoscono, ci sono casi emblematici come quello dell'Ilva, che in questi giorni magari è un po' più attenzionato, ma ce ne sono tantissimi. Come rendere questa narrazione, da un lato, senza andare a insistere su qualcosa che era già stato fatto, perché come un dato non è che possiamo stare a fare sempre le stesse cose, ma soprattutto come renderla in una misura in cui fosse un racconto un po' più completo. E io su questo voglio fare un inciso. Uno dei libri che fanno parte proprio della mia educazione sentimentale è Comici spaventati guerrieri di Stefano Benni. In questo testo c'è un passaggio che è diventato poi iconico, un monologo di uno dei protagonisti, in cui tra le altre cose lui dice: perché il problema della gente, ovviamente non sono testuali, però il problema della gente, il problema di certe narrazioni è che ogni volta che qualcuno pensa di conoscere la verità, conosce soltanto una parte di verità, non viene mai svelata l'intera verità. Questo lavoro qui è quello che noi proviamo a fare nel podcast, ma quello che secondo me, ovviamente non lo facciamo nella maniera degna in cui andrebbe fatto, perché non starei qui a dirlo così, probabilmente avrei una villa da qualche parte, però è quello che proviamo a fare. Ed è quello che secondo me è una delle consegne più grandi che ci ha lasciato questa scuola. L'idea, e ne parlavamo soprattutto nelle ultime lezioni, di partire, sì, come dicevo prima, dalla necessità della cronaca, ma elaborare un discorso complesso che trasformi ogni storia che raccontiamo nel pezzo di una storia più grande e sia in grado di rendere le ragioni di quella storia, e tra l'altro attraverso quelle ragioni costruire poi anche le prospettive che possono venire da quella storia, quindi diventi anche uno strumento per prendere parte a quella storia, è qualcosa sì che mi ha consegnato la scuola, ed è qualcosa che abbiamo provato a mettere per esempio nel podcast, in cui gran parte delle voci e protagonisti non siamo io e il collega con cui sto lavorando al progetto, ma sono le persone che vivono in territori che sono stati sacrificati al boom economico, che in realtà non hanno beneficiato di quel boom e che nel frattempo si ritrovano con il sangue contaminato e malate, o con la probabilità elevatissima di ammalarsi. Per una volta, visto che sono temi di cui in realtà ci eravamo sempre occupati, noi abbiamo proprio ben volentieri lasciato il centro della narrazione a loro. Sono loro che raccontano la loro storia, sono loro che raccontano cosa è accaduto sui loro territori. Ed è stato anche straordinario accorgersi di come è bastato questo minimo di fiducia in quello che non definiamo metodo, ma definiamo sguardo, perché poi la narrazione venisse da sé. Cioè, è stato anche una maniera per abbandonare il controllo di quello che stavamo facendo, il controllo feroce di tutto quello che andavamo a produrre, e dirci invece: proviamo a fare in modo che questa storia si racconti da sola. E funziona, si è raccontata la storia, lo stiamo presentando internazionale, quindi andate. Niente, questo è... Grazie Rita, quindi questi sono esempi pratici appunto di come si passa dalla teoria alla pratica e di come la lettura, che magari
può sembrare distante anche di argomenti del passato, per esempio come appunto Uomini e Caporali, che racconta di un eccidio che accadde addirittura nel 1920, possano essere ancora presenti, oppure chiaramente, come insegna la cronaca degli ultimi giorni, come magari anche leggendo proprio questo libro Dalle macerie, cronache sul fronte meridionale, possa aiutare a capire tutto quello che è successo con l'ex Ilva. Quindi è un po' questo che abbiamo provato a fare con la scuola, una scuola appunto più che di giornalismo, di reportage narrativo, perché copre tutte le narrazioni, e questo è un esempio, appunto dal podcast alla scrittura di un testo che vada oltre il pezzo di cronaca che quotidianamente leggiamo sui giornali, che comunque è un punto di partenza, però per costruire qualcosa di più complesso. Poi è venuto fuori anche il tema della postura e del diaframma da interporre tra noi e le persone che intervistiamo, tra noi appunto quelle che vengono, come diceva bene per Francesco, in maniera impropria definite vittime. E allora vengo a te, Alessio, giornalista freelance, appunto come ho già presentato prima, per chiederti innanzitutto come mai hai scelto di frequentare tu questa scuola dall'Alto Adige, venendo a Conversano non ogni weekend ma insomma quasi con un bel viaggio. Poi sei qui anche adesso, quindi insomma ti abbiamo completamente coinvolto nel progetto, non lo paghiamo, non gli diamo altro benefit se non la nostra presenza, quindi insomma sei un esempio concreto che magari questa scuola qualcosa l'ha portata. E poi anche per chiederti quanto invece della tua vita, del tuo percorso da giornalista, quanto questa scuola ti abbia insegnato qualcosa proprio nel concreto, in quello che fai tutti i giorni. Beh, allora buonasera a tutti e a tutte, è un bell'onere parlare dopo Pierre e Rita, non sono un abile oratore ma farò del mio meglio. E, allora, io ho frequentato la scuola e sono ancora qui con voi, anzi grazie per l'invito, perché mi avete invitato innanzitutto. Ho frequentato la scuola, ho mandato la mia candidatura perché mi trovavo in un momento della mia vita professionale e personale dove avevo il bisogno di mettermi in gioco. Questo perché io faccio questo lavoro da relativamente poco, più o meno 6 anni in pianta stabile. Nella mia vita precedente ho fatto l'educatore e l'operatore sociale. Quindi ho imparato un po' il mestiere facendolo, rubando quella da colleghi molto pazienti, dalle letture che ho fatto. Volevo un po' capire, frequentando la scuola, uno dei miei obiettivi era capire a che punto sono, ero, e quali strumenti ho, quali strumenti invece mi servono. Un'altra cosa che mi ha spinto a fare questi viaggi, che in realtà sono stati un piacere, era quello di potermi confrontare con altre persone che fanno questo lavoro, che hanno altre esperienze e che fanno questo lavoro in contesti diversi dal mio. Perché una delle tendenze che, forse in tutti i territori, ma io da dove vivo in Sud Tirolo lo vedo particolarmente, è quello di guardarsi un po' troppo l'ombelico. Quindi la possibilità per me di venire qui, confrontarmi, imparare, aprire prospettive nuove, era ed è sempre una gran boccata di ossigeno. E naturalmente anche il fatto che la scuola fosse, sia, sarà intitolata anche in futuro ad Alessandro Leogrande è stato un fattore importante, perché avevo letto molte delle sue opere, dei suoi articoli, delle sue raccolte, e ho sempre ritrovato, anche quando facevo l'operatore sociale, appunto abbiamo parlato del tema dei migranti, ho lavorato persone in situazione di grave emarginazione e richiedenti asilo rifugiati. Quindi ho trovato sempre una grande assonanza. Poi abbiamo avuto la fortuna di averlo a Bolzano nel 2016 e lo ricordo per me, i miei colleghi e molti amici come un momento molto importante per noi e per la città stessa. E da qui la voglia di partecipare, anche perché io poi qua mi ritrovo molto con Rita, perché io fino a che non abbiamo finito la scuola facevo sempre molta fatica a definirmi giornalista. Adesso faccio ancora molta fatica, però quando me lo chiedono lo dico.
anche il giornale che tu hai menzionato prima, la rivista Zebra, è un giornale di strada. Io vi ho lavorato per 7 anni e un po', che forse anche inconsciamente, involontariamente, guarda ad Alessandro Leo Grande come uno dei modelli, una guida, un faro, insomma. Dava e dà una prospettiva anche a quel tipo di lavoro dove si uniscono l'ambito sociale e l'ambito redazionale, che in qualche modo camminano insieme. E naturalmente poi mi sono ritrovato nei vari moduli che abbiamo fatto, ho ritrovato molto nel lavoro che già facevo e che faccio quello che dicevano prima i miei colleghi, ossia cercare di andare a scavare nella complessità delle cose, nelle zone grigie, cercare di andare a individuare i nodi anche che caratterizzano alcuni fenomeni della nostra società e provare anche in qualche modo attraverso il lavoro giornalistico di reportage a scioglierli questi nodi, così da poter poi anche permettere al pubblico di avere una lettura, come dire, più chiara possibile di fenomeni che sono complessi ma che molte volte nel giornalismo, diciamo, più tradizionale o mainstream, forse anche per mancanza di tempo, vengono restituiti e ridotti in una maniera semplicistica, restando sugli argomenti di cui parlavo prima, di cui mi occupo in maniera, come dire, appassionata, proprio quello della grave emarginazione o della migrazione. E cosa mi ha dato la scuola? La scuola mi ha dato sicuramente, appunto, il coraggio di definirmi giornalista, ma anche poi il coraggio, lo stimolo, lo spunto di fare questo salto e lasciare la rivista per cui lavoravo, dove comunque mi trovavo molto bene, mi piaceva, ma fare una rivista ti porta via un sacco di tempo e di energie che avevo il, come dire, il bisogno, l'esigenza, la necessità di investire in progetti al 100% miei, e quindi mi ha dato questo il coraggio di fare questa cosa, quindi lasciare un posto fisso e lanciarmi nel magico mondo della libera professione. E l'elemento narrativo, che è una cosa nuova per me, perché ho sempre finora scritto sì reportage, ma di tipo giornalistico, approfondito e tutto quanto, però mi sono sempre tenuto un passo indietro, cioè non compaio mai. Adesso anche col lavoro finale, che è a lungo termine, che alcuni di noi con il tutoraggio di Cristian e Elia hanno la possibilità di fare, la sfida è proprio quella, è inserire elementi narrativi, elementi anche personali all'interno poi di una costruzione di reportage narrativo, con elementi appunto narrativi e giornalistici. E ecco, questo delinea un po' il mio percorso. Grazie Alessio, e mi unisco anche io al coro della difficoltà di definirsi in generale giornalista, e questo è uno specchio un po' della situazione anche che viviamo, perché chiaramente la difficoltà sta proprio anche nel fatto che non riusciamo, è molto difficile sia sviluppare dei progetti sia portarli a termine, ma anche capire come questi progetti vadano fatti. Da qui l'esistenza di varie scuole che provano a portare avanti delle ricette, delle grammatiche per ristudiare come si fa questo mestiere, e non a caso domani appunto nell'appuntamento Tacquini proveremo a delineare questi punti, cioè si chiama proprio esperienze di fare inchiesta indipendente, proprio perché proveremo a capire come si parte e dove si arriva, proprio per avere il coraggio di definirsi giornalisti e giornaliste. E, invece qui ho anche presente Mauro Ieva, che non è stato un studente della Scuola Leo Grande, ma in un suo progetto, una fotonovel che ha realizzato, ha proprio preso spunto dal pensiero di Alessandro Leo Grande, e nei suoi progetti in generale si occupa proprio di questo, cioè realizzare dei progetti fotografici però da un punto di vista sociale, e studiando appunto anche tu questo diaframma che si interpone fra noi e le persone.
Mauro Ieva è socio fondatore dell'associazione Cacciatori d'Ombra e con questa associazione si occupa proprio di realizzare questi progetti fotografici a cui facevo riferimento. E Mauro, ti chiedo se vuoi spiegare cosa ti ha spinto qualche anno fa a realizzare questo progetto e come mai anche tu hai scelto Alessandro Logrande come filo conduttore della tua ricerca. Grazie intanto alla Fondazione di avermi invitato di aver coinciso, anche grazie anche conoscendo Piero, qui presente Piero D'Argento, essendo anche poi un cliente della libreria Feltrinelli dove io ho lavorato per 30 anni. E vedere le vostre facce, scusate ragazzi, sarà la vecchiaia, mi commuove in senso anche in una profonda riflessione, quello che c'è speranza, si può fare e si deve fare, è una necessità storica di questo tempo dove abbiamo bisogno che davvero, come Alessandro Grande, Leo Grandi, che ho avuto il piacere di conoscere in libreria grazie al mio mestiere, tutte le volte che c'era da affrontare temi sociali, lui era disponibile subito a fare o da moderatore o presentatore. L'ultimo appuntamento è stato, ahimè, quando ho presentato il libro di Saviano, e lì c'è stato un exploit dove io poi ancora di più ho accarezzato la sua idealità di quello che lui non diceva tutto, ma che si sentiva, e cioè quello di rendere protagonista la storia, la testimonianza dal basso, senza avere padroni. La contaminazione di Leo Grande, voglio dire, offre tante opportunità intellettuali, voglio dire, in senso si può entrare in tutti i linguaggi, perché lui affronta la poesia, la fotografia, la visione, il linguaggio, la scrittura, l'animazione, diciamo così, come forma di animazione culturale nei territori. Lui quando mi parlava in libreria era sempre con questo tono, diciamo, serafico, ma dentro sentivi proprio una forza abbastanza dura da provare, perché si scontrava molto spesso anche con i nostri governanti di allora, insomma, quando lui, e parliamo dell'amministrazione Vendola, e aveva delle criticità in merito a anche la questione di Taranto, dell'ex IVA. E pertanto Alessandro Grandi mi ha sempre attraversato, secondo la mia esperienza lavorativa, anche i riferimenti che facevo, leggendo anche il suo libro, soprattutto Fumo sulla città, ma non solo, anche uno dei primi libri, quello sul contrabbando delle sigarette, praticamente dei contrabbandieri e bari nella nostra zona pubblica, ed era un altro ricettacolo dove covavano una povertà, perché lui, questo è lo sguardo che lui affrontava, che affrontava la povertà, dalla povertà capiva tutto. Poi vi invito per esempio a sentire su Rai 3 la trasmissione radiofonica, c'è stato più puntate, Il mondo di Leo Grande, dove c'è una puntata dove lui intervista tanto dei ragazzi in un centro ludico e dove poi scopre un'umanità tra cui la chiosa di questa intervista diventa la poesia del bidello che stava lì e che esprimeva l'essere tarantino. Pertanto lui è un catalizzatore, era uno che appunto aveva questo grado di umanità che forse non molti giornalisti, ahimè, non hanno avuto anche a quei tempi, perché l'ex Ilva sappiamo che è una grossa minaccia sul territorio, lo è stato allora in maniera silente, perché oggi all'intervista, se aveste visto su TG3, quando ho intervistato un operaio dell'Ilva, ha detto: prima mi dicevano c'è il posto fisso, adesso mi dicono ancora lavori all'ex Ilva. Pertanto tra queste due domande ci sono molte risposte, molte riflessioni da fare, di cui la politica non si prende le responsabilità. Torniamo al mio progetto. Il mio progetto nasce
da una contaminazione, sì, dell'associazione, perché l'associazione Cacciatori d'Ombre è nata nel 2014, è nata proprio, e qui abbiamo qualcuno presente, è nata da fotografi, come ci definiva in ultimo lavoro che abbiamo affrontato sulla Via Appia, a sud. Rumiz ci ha definito filografi, perché il nostro è pensare la fotografia, non scattare la fotografia, non basta solo scattare. E questo fil rouge, diciamo, ci ha sempre quasi tormentati nell'esperienza dell'associazione sul territorio, e io ho portato alcune cose giusto per testimoniare questo tipo di attività che va un po' nella direzione, soprattutto a pieno, coincide con quello che è stato detto poco fa da entrambi. Uno dei primi lavori, per esempio, è stato Le Sorelle, che noi non conoscevamo, una storia di due sorelle Manzi, Mazzetti, che erano figlie adottive di Robert Einstein, legate ad Albert Einstein, che abbiamo avuto in Italia. Abbiamo fatto fare un lavoro di memoria che loro ci hanno presentato, e per la prima volta l'hanno presentata a Ruvo. Pertanto anche questo, diciamo, è diventato anche uno stimolo a voler cercare attraverso la fotografia una testimonianza, che non si relegasse soltanto alla foto nel suo stile, nella sua, diciamo, composizione, ma che diventasse una fotografia, come io la chiamo, sporca, che puzza di verità, perché le fotografie che puzzano verità danno fastidio, e quelle in effetti non vengono mai pubblicate. Poi siamo passati anche a un'altra esperienza, Soul 2.0, cioè quello di dare la possibilità, appunto, al territorio, a ognuno di esprimersi senza nessun tema, ma avere solo l'unica condizione di girare le periferie della mia città, di Ruvo. E lì abbiamo avuto tutta una serie di foto che veramente parliamo, qui faccio girare, di foto che fanno un po' i conti anche con la fotografia contemporanea, e quello che poi voi state inseguendo, cioè questo modo di fare fotografie in una certa maniera. Non ultimo, un altro, La Genesi del Vuoto. La Genesi del Vuoto è un altro progetto che nasce appunto da questa ricerca di queste assenze che ci sono in una città, sia di spazio che anche concettuali, che può essere pure una carezza mancata. E per la fotografia, fare fotografia in questa maniera, no. E naturalmente non sono venuti illustri a fare questo tema, ad affrontare un tema del genere, no, è bastata questa vostra autenticità che stasera dimostrate, e di cui se ne trovano parecchi in giro, e meno male, dico io. Per ultimo, e poi c'è stata nel periodo invece del Covid, e Tom, abbiamo fatto un progetto, proposto progetto tutto naturalmente online, ai ragazzi che frequentavano una scuola di fotografia, ad affrontare il tema di stare in casa e decifrare un po', secondo la loro punto di vista, questo tipo di solitudine che naturalmente gli adolescenti, non dimentichiamo, sono stati le prime vittime di questa negazione di libertà, chiamiamola così, e lì sono nate. Pertanto questo prefigura che la nostra associazione è un'associazione che ha avuto sempre questo tipo di impostazione, cioè quello di fare ricerca. Tornando al lavoro che ho presentato e che mi ha fatto piacere che è stato accettato, è un racconto che nasce, per esempio, da un fotoalbum, praticamente da Trinità, andare a trovare un amico comune che da 30 anni, non, da 20 anni, 25 anni, non riuscivamo a rintracciare, poi abbiamo saputo che stava nei quartieri Tamburi e allenava una squadretta di ragazzini, i cosiddetti pulcini, nei quartieri Tamburi. Naturalmente andiamo a trovarlo, e quel pomeriggio che c'era l'allenamento succede che il tempo, fortunatamente dico io, e poi vi dico perché, pioveva in maniera insistente, ma i ragazzi erano proprio ridotti a dei cionci, proprio delle spugne bagnate, ma nonostante tutto loro giocavano, continuavano a giocare con una tranquillità, come se fosse una giornata di sole,
Infatti il titolo della mostra si chiama Cade la Poggia, ma che fa? E perché è questa riflessione venuta fuori dopo, a posteriori, dopo io che ho scattato queste foto, come ho scattato anche stando nel porto, sul porto, guardando la città da quella parte. E avendo incontrato e attraversato il pensiero di Alessandro Il Grande, che letture che ho fatto attraverso la rivista Lo Straniero, di cui Goffredo Fofi e Alessandro Il Grande hanno curato, ancora di più è aumentata la, diciamo, la maturità di dedicargli un progetto, ma un progetto che non è finito, un progetto ancora aperto. E stasera, per chi lo vedrà, è stato fatto secondo anche una coincidenza come quello di stasera, perché è la seconda volta che lo espongo, perché la prima volta l'ho esposto in una manifestazione dove un teatro è stato allestito, 100 disegnatori contro la strega rossa. La strega rossa sarebbe appunto il mostro di cui ha partecipato anche Zero Calcare, un nome che è sicuramente noto, con questa tavola. Perciò ognuno, e vedete in cima queste cime, no? Queste fumogeni che insomma. Che... E naturalmente in questa occasione mi dicono, dice Mauro, proponi tu anche un pezzo di mostra per completare, fotografico. Dico, ma che faccio? In breve tempo, ecco, è un consiglio che vi do a chi fa fotografia. L'archivio è un tesoro. E vedere le fotografie a distanza di un po' di anni hanno un altro sapore, hanno un altro punto di vista, perché la fotografia non si esaurisce allo scatto in quel momento, che c'è una parte prima, diciamo così, l'impatto emotivo, no? Perché ti piace, ti sorprende, ma quelli sono, come li chiamo io, effetti speciali. Poi io cerco qualcosa in più, ma quello viene dopo, e quando si apre un archivio questo avviene, ed è avvenuto che ho scattato questi scatti, mi sono confrontato con la tecnica del fumetto e lì ho cercato di fare queste 10 tavole che spero che abbiano un senso e soprattutto che continuino sulla strada di quello che è stato detto poco fa. Grazie. Grazie Mauro, quindi invitiamo tutti a vedere la mostra Cade la pioggia ma che fa nella Biblioteca Civica, e invito ora il pubblico se vuole intervenire con qualche riflessione. Vedo qualche altro partecipante alla scuola di reportage narrativo che io inviterei, ma non voglio forzare, però Giambattista, se vuoi dire qualcosa, dato che dato che comunque sei stato parte integrante della scuola Leo Grande e stai facendo anche un progetto tu che si lega al nome di Alessandro, se vuoi dire due parole o parlare di là, come vuoi. Grazie Rosarianna, buonasera a tutti. Intanto è stato un piacere rivedere tutti i ragazzi della scuola. Io sono Giambattista, ho partecipato alla scuola di reportage, sono professionalmente il più piccolo, insomma, perché sono ancora uno studente e mi ha fatto molto piacere le domande che hai fatto ai partecipanti sul motivo per cui si sono iscritti e hanno deciso di mandare la propria candidatura alla scuola e come sono migliorati. Mi permetto di rubarti la domanda. Io ho mandato la candidatura alla scuola Leo Grande perché effettivamente avevo avuto modo di approcciarmi al suo nome con uno dei suoi testi, Uomini e Caporali, e essendo studente mi avrebbe fatto piacere portarlo in uno studio per la tesi triennale. Purtroppo ho avuto una difficoltà, ovvero non ho trovato molta bibliografia. Quale occasione migliore si è presentata, ecco, per poter conoscere meglio la figura di Leo Grande con la scuola di reportage narrativo.
E la scuola mi ha insegnato molto, all'inizio ho avuto qualche difficoltà a capire cosa effettivamente mi avesse dato la scuola di reportage. Forse nell'ultimo periodo mi ha permesso, diciamo, di acquisire molti più strumenti, cercare di capire anche quelli che potevano essere dei progetti. Abbiamo avuto la possibilità di seguire un tutoraggio con Cristian Elia di un'idea che magari era nata quasi per caso e che effettivamente poteva essere, potrebbe diventare, ecco, un progetto, diciamo, di reportage. Nel mio caso mi avrebbe fatto piacere attenzionare quella che, ahimè, è la situazione degli insegnanti al momento in, diciamo, in Italia, soprattutto per quanto riguarda l'accesso all'insegnamento, che è un problema abbastanza trasversale. E quindi il tutoraggio con Cristian mi ha illuminato sotto questo aspetto, ma soprattutto al momento il lascito più grande è stato la voglia di studiare ancora di più quello che è il reportage narrativo, tant'è che al momento sono in fase di stesura di tesi e ho deciso di portare, appunto, cambiare argomento di tesi e portare, appunto, il reportage narrativo partendo dalla storiografia erodotea e magari poter tracciare le fila di questo, diciamo, di questo discorso, di questo argomento, e vedere se ci possono essere dei collegamenti. Diciamo un lavoro un po' più, mi sento di dire un po' più umile, ma che comunque mi sta dando moltissimo, quindi ringrazio molto i partecipanti che tutti, diciamo, hanno contribuito a darmi moltissimi elementi e, insomma, questo. Grazie. Non so se c'è qualcun altro che vuole chiedere qualcosa o intervenire. Altrimenti approfitterei ancora una volta, non voglio annoiarvi, però abbiamo citato tante volte anche Cristian Elia e questo tutoraggio. Domani Cristian sarà qui per l'appuntamento Taccuini alle 16, insieme anche a Giuliano Battiston, che ha coordinato, comunque ha partecipato al primo, come se avesse battezzato la scuola Leo Grande, come nel primo incontro proprio in generale della scuola. E poi ricordo ancora l'altro appuntamento di domenica alle 16 sempre, dove appunto si farà questo bilancio della prima edizione della scuola Leo Grande, in dialogo anche con la Lelio Basso e la Jack London. Quindi vi aspettiamo e ci auguriamo di rivederci nei prossimi appuntamenti. Non so se i ragazzi vogliono dire qualcos'altro. Se non c'è nessun intervento, abbiamo 2 minuti? Ok. Scusate, era una domanda che avevo nella testa e avrei voluto dirla, provocarla direttamente all'inizio. Questo festival davvero pone una bella domanda, cioè il futuro, no? Scoperta. Mi piace che la scoperta del futuro, come se c'è, no, un percorso di ricerca per vedere se questo futuro ci sta bene o no, perché non è che il futuro, ai miei tempi, aveva una dimensione positiva, ma oggi invece è una trappola. E la domanda che provocatoriamente mi piacerebbe fare, e voglio dire, e magari in parte anche condividerla, ma come una domanda, senza poi ognuno risponde nel proprio. E forse oggi dobbiamo difenderci da questo futuro, perché è un futuro che sta, è già presente, è già delineato, c'è una forma di, no, di dittatura, come devo dire, questa è la sensazione, questo è il mio punto di vista, che ho, e lo leggo anche attraverso gli occhi di mio figlio, che ha la tua età. E mio figlio, anche lui è stato suggestionato dalla figura di Alessandro Leo Grande. Infatti la tesi l'ha fatta proprio sul caporalato e l'intermediazione dello Stato su questa problematica, che è un'intermediazione che naturalmente non ha saputo intercettare, perché scrivere delle regole, no, non vuol dire poi non vedere, far finta di vedere. E i luoghi dove sostavano questi lavoratori non erano visibili,
vi faccio un esempio di un'altra fotografa che ho invitato in una delle nostre rassegne. Aveva fotografato tramite Google Map molti anni prima e anno per anno un luogo dove praticamente si vede anno per anno che queste piccole baracche diventano una città. Allora mi sono domandato, va bene, scusate, ma nessuno le ha viste. Cioè, noi, ecco, la politica arriva in ritardo, lo Stato, se vuoi, diventa anche complice, perché come fare una regola, scrivere una regola e poi non far finta di vedere, secondo me è anche una complicità, ma si possono parlare anche di altri temi che stiamo in questa maniera. Oggi sono sicuro che in questo festival le risposte arrivano, le analisi ci sono, la consapevolezza di stare a questo mondo sì, però insomma una provocazione andrebbe fatta. Difendiamoci da questo futuro, perché c'è un futuro dettato. Grazie. Allora, grazie a tutti e ci vediamo nei prossimi giorni.